Per il banco con le ruote, vorrei chiarire che non si tratta di un banco innovativo. In realtà è una sedia con rotelle e tavoletta traslabile. La richiesta della struttura commissariale diretta da Arcuri di 1,5 milioni di sedie banco con le rotelle per far ripartire le scuole il prossimo 14 settembre non può essere soddisfatta dall'industria italiana. Lo dice a chiare lettere Giancarlo Spadaccini, imprenditore vastese e componente di Assodidattica, l'associazione che riunisce tutti i produttori di mobili per le scuole italiane. Spadaccini spiega che quelle sedie, già in commercio da 8 anni, utilizzate prevalentemente nei laboratori, non sono certificate come banchi. Oltre ad essere praticamente impossibile la produzione di un numero così elevato di sedie in pochissimo tempo. Quella sedia non ha i certificati che l'autorizzano a diventare un banco, perché non è un banco e non possiamo chiamarlo banco. È un qualcosa che non è certificato per essere un banco. Si può portare nelle aule? La domanda è questa. Ha dei certificati, non tutti, per risultare una sedia da studente. Spadaccini spiega anche che la struttura commissariale di Arcuri è stata sorda alle richieste dei produttori, volendo proseguire sulla strada della gara così come è stata impostata. Ma, dice il rappresentante di Assodidattica, la soluzione è a portata di mano e potrebbe garantire, arrivando ad ottobre, una ripresa delle attività scolastiche in sicurezza. Le scuole, tramite le amministrazioni comunali o provinciali e i dirigenti scolastici, avrebbero potuto tranquillamente far fronte a questa emergenza. Riferendosi al mercato italiano, come tutti gli anni scorsi, avremmo consegnato tra il 14 settembre e qualche settimana dopo quello che era necessario o poco più. E sono certo che l'avremmo risolto e lo risolveremo comunque, anche se questa gara andrà deserta, con un po' di sacrifici. No, non credo che succederà niente di più. Ci auguriamo che dopo il 30, se dovesse andare male questa gara, il commissario Arcuri ci contatti come associazione per trovare una strada condivisa alla necessità. Sono sicuro che unendo l'esperienza e la conoscenza della scuola dei dirigenti, insieme alle attuali condizioni delle amministrazioni comunali e provinciali che hanno ricevuto dei soldi tramite i PON per la ripartenza, le scuole riapriranno senza grossi problemi. Come potrebbe essere, diciamo, un'aula tipo nella post-emergenza Covid? Io ho sistemato personalmente delle aule in alcune classi, proprio questa settimana, dove abbiamo creato delle classi da 15 posti con i banchi biposto, perché affiancando due banchi biposto si hanno le stesse caratteristiche di due monoposto senza il distanziamento, mantenendo i ragazzi a 1,20 m. Ci sono alcune aule che hanno lo spazio per poter mettere 15 o 16 o 18 banchi biposto. Perché dobbiamo riempirli di banchi monoposto e fargli gettare via quelli che hanno?